Prima di immergerci nelle notizie di oggi, desideriamo chiedervi un gesto di supporto che va al di là delle parole. Un semplice mi piace e l'iscrizione al nostro canale. Questo ci aiuterà a mantenervi costantemente informati con notizie tempestive e, soprattutto, gratuite. Oggi, tuttavia, ci troviamo a parlare di un argomento che va oltre la fredda cronaca, toccando le corde più profonde dell'umanità. Gino Cecchettin, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ieri sera, ha condiviso il suo cuore massacrato dagli insulti di alcuni haters. In questo momento, si ritrova senza moglie, senza figlia e con una sola possibilità: gridare al mondo che dobbiamo agire tutti insieme. La tragica storia di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio lo scorso 11 novembre, è stata raccontata per la prima volta in televisione dal suo stesso padre. Gino Cecchettin ha aperto il suo cuore, esponendo il dolore che lo ha investito e svelando i profondi interrogativi che la tragedia ha scatenato nella sua anima. In un tentativo di affrontare il dolore in modo razionale, Cecchettin ha ammesso di essersi interrogato su cosa avesse potuto fare in modo diverso e su come potesse ora aiutare coloro che ancora hanno la possibilità di salvare se stessi da destini simili. Tuttavia, la sua presenza sulla rete nazionale è stata oggetto di critiche feroci sui social. Alcuni accusano Cecchettin di essere troppo esposto mediaticamente e di mostrare poco dolore per la tragica morte della figlia. Inoltre, emerge un presunto profilo su X contenente frasi sessiste e battute triviali, un fatto che ha scatenato una tempesta di indignazione online. Ciò che emerge è un quadro complesso e doloroso, che mette in luce il lato oscuro della visibilità mediatica e il giudizio spesso affrettato dei social media. Mentre alcuni condannano, altri si interrogano sulla verità dietro le apparenze. In questo contesto di critiche e dibattiti, la storia di Gino Cecchettin si sviluppa come un grido di dolore che attraversa schermi e tastiere, suscitando emozioni e riflessioni profonde sulla natura umana e sulla società che costruiamo insieme.